Ricardo Antonio. I want to see your chair. From Oscar Di Maio Studio. Just below the sign. Okay. It was on phone, and I said, no, we don't have the time. Because he wanted so much to talk to you. We were there to I like very much this mix of different culture that we can find in the work of Satyendra. There is a fantastic sensibility to details and to materials, and mainly because I think that a good design product is done by material, and the sensibility that Satyendra has on materials is really very interesting. So I like always this balance that he put between industry and handmade things, and this is typical from the area he comes from. But in a way, see, this chair kind of represents the coming together of these two natures that are not two guys, they're not two personalities, it's the same person. But it's about connecting the technology of plastics and materials of today with the shapes and the initial wisdom of this tradition. So the reason why I've always... Quello che fa diverso Pakhalé è il suo linguaggio, va bene. Un linguaggio che oscilla tra la scultura e il design industriale. Ecco, dentro il progetto di Pakhalé si sente una influenza multiculturale, ecco, cioè si sente che lui viene da un'altra cultura, che non è la cultura europea, però sono forme arcaiche. Ecco, vedendo alcune sue cose vedi, va bene, certi profili di progetti molto sfuggenti con un'area molto misteriosa, arcaica, ecco, questo è quello che mi piace di... Noi abbiamo fatto questo punt, che è una specie di grande scultura imbottita, quasi fosse un enorme grande sedia molto alta oppure una chaise longue, così. L'oggetto ovviamente è molto bello, ma è un fuoriscala scultoreo, quindi non è esattamente un prodotto industriale. Pensiamo di riuscire a trasformare quell'oggetto in qualcosa di più, come dire, più facile d'uso in una casa, che può avere quella forma o anche altre che derivino da quella forma. Comunque ritengo che il suo lavoro, anche con tutte le produzioni che ha in Italia, in Olanda, così, stia esprimendo qualcosa di molto personale, molto speciale e diverso dagli altri designer europei. Abbiamo finalmente sviluppato questo progetto per RSVP, che è un progetto che, come vedete, è bellissimo, è realizzato con questo vetro curvato, con vetro colorato in pasta e che ha questa maniglia fantastica. E con questo progetto RSVP si è praticamente collocata in una fascia decisamente più elevata dal punto di vista del progetto e ha anche vinto diversi premi. Uno di questi è l'Editorial Award a New York e non solo, è stata praticamente pubblicata in tutte le riviste internazionali. Questo ci ha dato molto, tantissimo. E questo grazie a Satyendra Pakhalé. And I've been following what he's been doing. He had an exquisite, important exhibit in Bologna, in Italy. I know in other places, but I can visit. And I love his piece for RSVP, the glass fruit bowl centerpiece for the table, which is extremely elegant and beautiful and technically a great design piece. People are wanting right now is they're wanting the emotional side. Even right now in the Salone Satellite, I'm seeing a lot of things where people want furniture to hug them back, to touch them, to be interactive. And that's something that Satyendra has done for quite some time. It's furniture with texture. It's furniture where you're going to put flowers in it. You're interacting with your furniture. And so he's been doing that for a long time. And now you're really seeing that need definitely come to the surface. Lui nasce in India, poi studia in Europa, adesso vive ad Amsterdam. E ha questa mano di un design più eclettico, ma che contiene questa poetica lontana che noi europei non potremo mai avere. Tant'è vero che lui ha sviluppato per Tubes un radiatore bellissimo e completamente diverso,
che ricorda, se vogliamo, un po' l'intarsi del mondo orientale, di questi legni indiani, di questi corridoi dove tu passi vedendo e non vedendo, solo che è un elemento tecnico, per cui è un radiatore, riscalda. I know him since many years. We are starting now to work together. We make prototypes in the last few years for many products, and for sure we will continue to do new projects and to experiment new products with him. And again, I think that the most interesting thing that I think I can find working with Satyendra is really this idea that we have always to take the risk. We have always to try to see the limits of the materials. We have always to see which is the best how we can produce in the best way a product using different materials. That I think that is really very, very important. That's why normally industrial designers are only focused on the few materials. With Satyendra, no. It means that he likes to work with plastic like metal, with ceramic like stainless steel and so on. So I think that this is a world, the world of Satyendra, and I think that is today and for the future a very, very interesting world. I want to see your chair. Oscar Di Maio studio. Okay. Was on phone. I said, no, we don't have time. You wanted so much to go to the studio. It's really, it sounds like a real comeback.